È un martedì ricco di collegamenti, di argomenti, tutti molto interessanti e come facciamo di tanto in tanto andiamo a dare anche uno sguardo al mondo dei giovani e il loro rapporto con il digitale. Perché lo facciamo questo? Non soltanto per i guasti che tante volte una società iperdigitalizzata come la nostra può creare, ma anche perché il digital è una grande opportunità. Sono tantissime le nuove professionalità legate appunto al mondo dell'innovazione tecnologica e del digitale che non possiamo non conoscerle, soprattutto in un'epoca come la nostra, dove trovare lavoro è sempre una cosa importante e mai scontata. Oggi parliamo di giovani e digitale con Francesco Lamacchia, founder della Web School Dot Academy di Milano e di Spazio 78, uno spazio di coworking. Ci arriveremo, spiegheremo anche che cos'è un coworking. Intanto do il buongiorno e il benvenuto a Francesco Lamacchia. Grazie Buongiorno, buongiorno a voi e grazie. a te per la disponibilità, Francesco. Sappiamo che tra un po' inizierai una docenza, tra l'altro da Milano ti sei spostato in Puglia, tua terra d'origine, oggi sei a Bari in un altro coworking, il coworking più grande della Puglia, The Hub Bari. E guarda, inverto un po' le carte, visto che coworking è una realtà che non tutti conosciamo, ti chiederei di raccontarci che cos'è un coworking anche alla luce del posto in cui ti trovi adesso e di Spazio 78 che hai aperto a Milano in piena pandemia. Ma sì, Tony, guarda, lo spiego con molta semplicità. Uno spazio di coworking è uno spazio che dà la possibilità a tutti i professionisti di poter condividere chiaramente lo spazio con le loro idee, con il proprio lavoro. Ognuno ha la sua scrivania, ognuno porta avanti il suo progetto, ovviamente, ma ci sono dei momenti indispensabili. Che sono i momenti più importanti e che danno valore esattamente allo spazio. Sono i momenti di networking in cui io spiego la mia idea e qualcuno probabilmente è così interessato dalla mia idea che decide di partecipare, di dargli un contributo. Si creano delle connessioni molto interessanti. È un po' come quando uniamo i puntini, ecco, quando uniamo i puntini tutto diventa più semplice perché anche la figura più impensabile poi si palesa e diventa un bellissimo progetto. Questo è lo spazio coworking, sia a Bari, dove mi trovo in questo momento, dove tanti ragazzi stanno sviluppando le loro piccole start-up, dove sviluppano chiaramente nuovi progetti per la Puglia e quello chiaramente che gestisco io su Milano, che è Spazio 78, che crea appunto connessione anche con altri territori e crea la possibilità e dà la possibilità di poter raccontare all'interno di questo spazio le proprie idee e i propri progetti. Ecco, grazie Francesco. Tu sei andato subito al sodo della questione perché effettivamente coworking è innanzitutto condivisione di spazi, attrezzature e materiali, anche condivisione di spese di bollette. Però tu sei andato subito oltre perché in uno spazio dove si lavora insieme, ovviamente, oltre a condividere gli strumenti e le bollette, gli attrezzi del mestiere e le bollette, si condividono anche le idee e quindi in uno spazio come questo naturalmente possono nascere sinergie, collaborazioni. Startup, che cos'è una startup? Ma una startup è un'azienda piccola, quindi è un'azienda che sta iniziando a muovere i primi passi, è una neonata del mercato, quindi deve essere trattata come tale, va accudita, va gestita, bisogna conoscere chiaramente i sistemi di gestione di un'impresa, non c'è assolutamente improvvisazione, ma c'è tanta voglia di raggiungere l'obiettivo. Bisogna avere chiarezza su quello che è il modello di business, su quella che è la proposta di valore da offrire al mercato, perché solamente in questa maniera si può riuscire a trasferire ai futuri investitori la soluzione che si presenta al mercato e chiaramente il prodotto o il servizio che può essere venduto su quel determinato mercato. E in Italia purtroppo la cultura della startup è, come dire, un po' lontana da quella americana,
bisogna sviluppare ancora di più connessioni tra aziende e start-up. Bisogna sviluppare connessioni tra professionisti e giovani imprenditori che devono utilizzare chiaramente la loro visione, la loro capacità costruttiva, digitale, di mestiere, devono mixarla con l'esperienza dei professionisti che possono guidarli verso la crescita e lo sviluppo di questi sistemi. Ci sono diversi incubatori in Italia che sicuramente aiutano lo sviluppo delle start-up, ma il problema è sempre lo stesso. Ci vuole cultura finanziaria, bisogna conoscere bene, le dinamiche finanziarie di un'azienda. E appunto come una neonata deve essere curata e deve essere gestita e bisogna seguirla passo passo, altrimenti diventa semplicemente un bellissimo esercizio che poi non ha nessun tipo di ricaduta, se non economica delle tasche dei founder che chiaramente insomma devono ripianarla per farla stare in piedi. Quindi questo Anche è un perché po' il. sappiamo che la startup in un certo senso è anche una sfida, per cui non è scontato sopravvivere a quei primi anni di vita, come dicevi tu. Servono Assolutamente. senza dubbio competenze che possono essere fornite o perfezionate dalla formazione in ambito digitale di cui tu ti occupi da tanti anni. Ecco, quali sono? Io accennavo le nuove professionalità legate al mondo del digital e del web, se vuoi citarcene qualcuna. Sì, diciamo che il processo di trasformazione digitale ha modificato di fatto le professioni, ne ha introdotte di nuove. Sicuramente la parte di comunicazione, quindi digital marketing, è un aspetto molto importante perché l'azienda deve trasferire il brand, deve trasferire chiaramente la conoscenza di prodotto e deve acquisire nuovi clienti attraverso i canali di comunicazione che conosciamo, quindi canali social. Quindi c'è tutta una strategia. Questa strategia è legata alla figura del digital manager che oggi, nella sua evoluzione, deve essere anche a conoscenza delle tecnologie. Quindi noi abbiamo sviluppato un bellissimo percorso che si chiama Marketing Technology Specialist, che è un po' l'evoluzione del digital marketing manager, perché deve avere accesso a informazioni, tecnologiche, anche di connessione di piattaforme. Quindi non solo gestire la campagna, ma anche saperla monitorare attraverso sistemi, piattaforme e ambienti che possono chiaramente dare queste informazioni. L'altro Grazie. punto importante è l'intelligenza artificiale. Ormai tutti parliamo di intelligenza artificiale, Eh sì, è il intelligenza tema del artificiale. momento. È il tema del momento che anche io e Maria Pia, pur non essendo nativi digitali, seguiamo con grande interesse, Maria Pia. Sì, io con grande interesse e faccio i complimenti per la chiarezza all'ospite, seguo anche i dati ovviamente sui posti di lavoro e come si sa sembra che ci sia stato di recente un miglioramento, ma non in questi settori di cui stavamo parlando. Però mi concentrerei su un altro aspetto, se posso, con l'ospite. Quando accade, e naturalmente credo che accada, di non aver più il sostentamento attraverso questo lavoro, attraverso questi settori. Sono previsti ammortizzatori sociali? Ma innanzitutto noi cerchiamo di sfruttare al massimo quelli che sono i fondi che ci sono a disposizione. Io, ad esempio, cerco di offrire percorsi di formazione finanziati ai ragazzi anche sotto forma chiaramente di orientamento, perché i ragazzi purtroppo non hanno più un supporto di orientamento. Quindi non sanno quale percorso scegliere, non hanno idea della complessità del mercato, quindi noi cerchiamo di utilizzare i fondi per agevolare il processo di sviluppo delle competenze. Ora, gli ammortizzatori sociali o comunque gli incentivi ci sono, purtroppo dal punto di vista, come dire, legislativo e governativo sono ancora poco strutturati e sviluppati.
si dovrebbe fare più attenzione a tutta quella popolazione di giovani NEET, quindi che non stanno lavorando e che non cercano chiaramente attività formativa, che rappresentano chiaramente un elemento centrale, importante per lo sviluppo del nostro paese. Leggevo dei dati ieri, buona parte dei nostri ragazzi giovani laureati sta abbandonando il paese. Questo perché proprio manca un'infrastruttura di sostegno, come appunto diceva lei, che dovrebbe trattenerli, valorizzarli, inserirli all'interno di contesti aziendali che hanno bisogno di questi ragazzi. Ne hanno bisogno come il pane, perché sono decisamente aziende che stanno avviando una fase di trasformazione e solo grazie alla visione di questi ragazzi si può completare il processo di riposizionamento digitale e di successo nel mondo moderno. Grazie, grazie Francesco, grazie anche per il prezioso lavoro che svolgi tu in questo senso, quindi noi ti auguriamo, ecco, tanti, tanti successi e di poter indirizzare e accompagnare tanti giovani a trovare il loro posto nel mondo. La nostra chiacchierata per il momento termina qua, ma magari ci ritroveremo in futuro per tornare a fare il punto della situazione. È stato un vero piacere, sono io che ringrazio voi e sono a disposizione vostra, quando volete. Grazie, grazie di cuore a Francesco Lamacchia, founder di Dot Academy e Spazio 78 a Milano. Buon proseguimento di giornata a Francesco. Maria Pia, noi ci fermiamo solo per qualche istante, poi torniamo con un'altra figura iconica, quella di Massimo Troisi, che ci lasciava 30 anni fa. Linea alla regia.